Angelo Magliozzi è senz'altro una delle novità emerse dal voto amministrativo dell'11 di giugno, uno dei consiglieri tra i più votati nelle varie liste che hanno sostenuto il rieletto sindaco di Gaeta, un esponente che fa parte di questo progetto che è anche politico, culturale e anche umano portato avanti dal sindaco Mitrano nel corso degli ultimi 5 anni, se non nel corso degli ultimi 10 anni. E per questa anche fedeltà, per questa anche sostegno che lui ha dato nel corso di questi anni, oltre all'apporto elettorale, c'è stata anche una sorta di gratificazione con la nomina di vice sindaco e soprattutto di assessore alle opere pubbliche. Assessore, si dice che al momento tu sei tra le persone più intoccabili all'interno della nuova giunta Mitrano. Intoccabili, insomma, paroloni intoccabili. Speriamo, io spero innanzitutto ringrazio il sindaco, con occasione per ringraziare il sindaco perché insomma dandomi le deleghe che prima hai ricordato, ma soprattutto con la vice sindaco, vuol dire insomma che mi ha dato oltre a una grossa fiducia una grandissima responsabilità che spero insomma di riuscire ad onorare, ecco, perché comunque sia, come hai detto tu, i lavori pubblici è insomma è un settore impegnativo, fermo restando che per quanto riguarda proprio il discorso dei lavori pubblici, noi come sapete abbiamo fatto una campagna elettorale incentrata proprio molto sul discorso dei lavori pubblici, su tutto ciò che abbiamo già in itinere e tutto ciò invece che vorremmo realizzare. Il sindaco più volte da tutti i palchi dove si è esibito insomma ha sempre promesso e garantito che nel quinquennio che verrà abbiamo circa 20 milioni di euro da investire sulla città di Gaeta e quindi insomma tutti questi investimenti per forza di cose verranno veicolati dal mio ufficio e quindi insomma è una bella responsabilità e spero sicuramente di non deludere. Ecco, in questa tua mission amministrativa quanto c'è invece del tuo background privato, soprattutto imprenditoriale? Sicuramente tanto, no? Sì, credo di sì, anche perché penso che questa è stata anche una delle valutazioni che ha fatto il sindaco nell'affidarmi poi queste deleghe, perché oltre a quella sui lavori pubblici io ho anche la delega al turismo e in realtà io provengo, diciamo, per quanto riguarda gli studi ho fatto gli studi di giurisprudenza, ma ho comunque sia vengo da una famiglia di imprenditori, quindi diciamo che ho sempre masticato un pochino questi tipi di settori, oltre al fatto che mio padre anche al tempo che fu avuto delle esperienze politiche. Soprattutto poi il verbo che caratterizza la tua azione quotidiana è quella del fare, nel senso che tu sei stato per certi versi abituato a rimboccarti le maniche nel momento in cui la mattina si aprono gli occhi. Questo senz'altro, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, professionale mio personale e della mia famiglia. Tant'è vero che sono da ieri esattamente che sono in carica, diciamo, ufficialmente. E già da ieri insomma siamo riusciti già ad organizzare diverse cose per quanto riguarda sia l'ufficio turismo, anche i lavori pubblici. Abbiamo appena finito con il sindaco una riunione fiume da qualche ora per definire tutta una serie di interventi che ci abbiamo a stretto giro. Ieri invece, per quanto riguarda l'altra delega che dicevo, che è il turismo, per quanto riguarda come la penso a proposito, visto che noi siamo in un comune a vocazione turistica, così come si dice, la delega al turismo è importante quasi quanto quella al bilancio o quella ai lavori pubblici, è importantissima. Ecco, tu hai già avviato dei contatti personalmente parlando con i vertici gaetani dell'autorità portuale Lazio, sì, anche se ora si chiama diversamente, sì, perché il sindaco in campagna attuale è stato molto chiaro: l'autorità portuale non ci deve assecondare, soprattutto deve considerare una priorità Gaeta. A tal riguardo penso che questa filosofia pensiero tu la stai e la dovrai portare avanti. Assolutamente, c'è stato un incontro ieri in autorità portuale, è stato diciamo produttivo. In realtà io sono venuto proprio ieri a conoscenza di tutta una serie di dinamiche che chiaramente non conoscevo prima e ho avuto una doppia sensazione, cioè da una parte un pochino di smarrimento e dall'altra parte invece sono stato contento perché ho capito che ci sono delle enormi possibilità. Smarrimento perché ho detto, così come fosse un dispiacere non averle colte prima,
ma comunque sia queste grandi opportunità ci sono e possono sicuramente essere volte. Tra l'altro venerdì prossimo, cioè questo venerdì qua, arriverà un'altra nave da crociera e noi in corsa chiaramente con l'ufficio turismo che è appena insediato andremo personalmente a fare l'accoglienza ai turisti che verranno, e fermo restando che stiamo già predisponendo un sistema di accoglienza sistematico che verrà per tutte le navi che verranno da adesso fino ad ottobre. Ecco, la questione dei lavori pubblici, il sindaco lo dice, lo ha anche applicato sul campo, per destagionalizzare l'offerta turistica della città, per portare anche più turisti nel corso anche dell'anno a Gaeta, c'è bisogno di un'immagine diversa della stessa città, e quindi l'abito è importante. Assolutamente, assolutamente. Noi nella scorsa amministrazione penso che abbiamo già fatto tanto per quanto riguarda il decoro urbano, che poi è la prima cosa che il turista ha l'impatto e nota. Come lavori pubblici, l'opera più importante sicuramente che abbiamo in cantiere. Anzi, più che abbiamo ingannato, stiamo valutando le procedure di gara e quindi sarà veramente a breve, è il restyling di tutta la parte del lungomare di Gaeta Vecchia, che è insomma, un lavoro importante che darà un look completamente nuovo a tutta la passeggiata che va diciamo dal piazzale Caserta fino alla banchina Caboto. Peccato che durante la campagna elettorale questo rifacimento di questa parte suggestiva unica di Gaeta sia stata strumentalizzata anche per scopi elettorali. Sì, sicuramente, adesso senza voler far polemica, è chiaro che c'è stata una strumentalizzazione e penso che questo ormai lo sappiamo tutti quanti. Purtroppo molte volte a quel punto la politica si è dovuta fermare proprio perché era un periodo contingente, c'erano le elezioni, quindi abbiamo anche ritenuto opportuno fermarci un attimo, ascoltare il comitato che ci ha proposto tutta una serie di modifiche e cambiamenti. Adesso comunque sia stiamo andando avanti, andremo avanti e sicuramente riusciremo in tempi ragionevoli a realizzare quest'opera importante. Assessore Magliozzi, purtroppo l'immagine turistica di Gaeta, ma dell'intero Sud Pontino in questi giorni un po' condizionata, non offuscato, un po' condizionata da questa emergenza persistente che è quella dell'acqua. Il sindaco non ha partecipato all'assemblea per l'approvazione del bilancio, però su questo è stato anche chiaro: Acqua Latina mantenga fede alle promesse fatte perché il problema venga avvertito il meno possibile dai residenti, dagli indigeni e poi soprattutto dai turisti. Certo, assolutamente. Questo purtroppo ultimamente stiamo non siamo solo noi, chiaramente è tutto il Lazio, non tutta l'Italia che sta soffrendo questa gravissima crisi idrica. Il sindaco ha deciso di non partecipare all'incontro di ieri, quindi a votare il bilancio di Acqua Latina, fermo restando che se tutti noi siamo d'accordo che il sistema idrico non funziona o quantomeno non funziona bene, ecco, quindi c'è bisogno di investimenti, è chiaro che bisogna votarlo il bilancio. Quindi non sono anche riuscito bene a capire le polemiche che sono venute dai nostri comuni limitrofi, nei nostri confronti, perché non votare, cioè nel senso è considerare degli investimenti necessari e poi non votare il bilancio, insomma, mi sembra una contraddizione, detto onestamente. Una penultima domanda è un po' provocatoria: hai timore della sindrome balletta, nel senso che dopo alcuni mesi rischi di finire letteralmente a casa? Questo è, nel senso, quando uno fa una scelta del genere deve sempre diciamo, mettere in conto che può succedere. Io prima di prendere insomma, questa decisione ho parlato con il sindaco, chiaramente a lungo. Un giorno gli feci un passaggio su alcune dinamiche in consiglio comunale, dei consiglieri, se potevo, come si dice in gergo, se potevo essere più o meno tutelato da alcuni consiglieri in consiglio comunale. E lui ci è rimasto molto male, detto onestamente, perché lui mi ha fatto un passaggio molto significativo, cioè lui mi ha detto: Angelo, devi considerare che la tua garanzia sono io e non sono i consiglieri comunali, e questo è vero. Quindi il rapporto, cioè la decisione mia è scaturita esclusivamente da un rapporto di estrema fiducia che c'è attualmente nei confronti del sindaco. Spero che la cosa sia ricambiata, ma credo che ad oggi sia così, visto comunque sia le deleghe
che ha deciso di darmi. Un'ultimissima domanda, che è l'altra faccia della medaglia. Qualcuno sostiene, qualche analista sostiene che con questa delega a questo giovane imprenditore molto apprezzato, Cosimino Mitrano abbia già per certi versi consegnato il testimone in mani sicure per il prosieguo, per il prossimo quinquennio. Naturalmente tu sei un laureato in giurisprudenza, potresti anche avvalerti della facoltà di non rispondere, ma penso che sia questo quello che potrebbe accadere, è vero? Io penso che oggi è presto per parlare di questo, nel senso, sicuramente la città ha scelto il miglior sindaco che poteva scegliere, che c'era sulla piazza, questo è senza dubbio. Ho bisogno sicuramente di fare molta esperienza per poter arrivare ad avere le capacità che oggigiorno a lui, o comunque sia un'altra, anche altri sindaci del passato. Quindi chiaramente quello è il sogno che magari hanno tutti quanti quelli che iniziano un cammino politico e che poi riescono a passare al secondo step, magari quello di avere un incarico assessorile. È il sogno del cassetto, come si dice, però diciamo che preferisco rimanere con i piedi per terra e pensare a fare bene in questi 5 anni, poi vedremo, insomma. E se il cronista ti dice pure che a volte i sogni si potrebbero anche concretizzare? Cosa dire? Vabbè, la domanda, la risposta te la faccio io. Chi vivrà, vedrà. Esattamente, chi vivrà, vedrà. Lo stesso a rosa fioriranda.